Nell'allestimento di queste tre sale abbiamo inteso restituire in un sol colpo d'occhio e in una sequenza organica quella ricchezza numerica e qualitativa che Firenze seppe esprimere attraverso molti artisti che si mossero nel primo ventennio del Cinquecento e che fu un periodo straordinariamente intenso sul fronte artistico. Questo significa spiegare come nel caso di Fra Bartolomeo ci sia stata, egli abbia avuto la possibilità di dare una dimensione più monumentale e classica alla tradizione precedente, come Andrea del Sarto abbia colto il suo esempio, insieme a quello di Michelangelo e Raffaello e Leonardo, abbia saputo restituire una pittura perfetta ed equilibrata, tale che Vasari lo definì il pittore senza errori. Accanto a loro, non meno importanti, altri pittori che sfruttarono e seguirono l'esempio di Michelangelo e Raffaello, ciascuno proponendo a suo modo una sua visione personale nella rappresentazione della figura umana, delle espressioni, del sacro o anche delle storie antiche.